Eccoci qui, buonasera cari amici, bentrovati, Pronto Telenova del lunedì, come sempre dedicato al tema delle pensioni. E oggi è qui con noi il nostro amico ed esperto Luca Chiarei, patronato Inca CGL di Milano. Luca, bentrovato, buona serata. Buona serata anche a te. Allora, come sempre, chi vuol intervenire, chi vuol porre domande in relazione ovviamente alle pensioni lo può fare, il nostro numero lo vedete è lo 02. O altrimenti brevi messaggi su WhatsApp, in questo caso il numero è il 335, raccomando le telefonate sullo 02. Dunque, sulla base anche di quelle che sono state le vostre richieste, abbiamo deciso con Luca Chiarei di fare un po' di ricapitolare la situazione attuale, che la situazione del mondo delle pensioni è sempre un po' in movimento, si ipotizzano cambiamenti per il prossimo anno, ma di sicuro per il momento non c'è ancora nulla. Ecco, io partirei, vorrei toccare le tre possibilità, diciamo così, principali, pensionistiche, la quota 103, l'opzione donna e l'APE sociale. Molti hanno chiesto perché in base ai titoli dei giornali spesso si pensa che queste cose siano cambiate notevolmente, alcune sono cambiate, altre no. Partiamo dunque da quota 103, Luca. Su quota 103 ricordiamo 62 anni di età, 41 di contributi. Ecco, quali sono le previsioni e per il momento si continua con le regole attuali? Sì, senz'altro le cose stanno come dici tu, nel senso che ora sicuramente entreremo, come un po' tutti gli anni, in una fase di massima attenzione su questi temi, perché ci avviciniamo alla legge di bilancio 2023-2024 e quindi diciamo è il momento clou in cui avvengano dei cambiamenti. Quindi sicuramente entreremo in una fase in cui si succederanno le notizie di stampa che magari potranno creare della confusione fra quelle che sono proposte, opinioni e quelle che sono poi diciamo le leggi vere e proprie, la normativa che regolano la possibilità di accedere alla pensione. Allora, in questo momento la situazione è che sia sulla quota 103, che è una misura sperimentale che finirà con il 31 dicembre di quest'anno, sia l'APE sociale, che è un'altra misura che anche lei a sua volta sperimentale finirà sempre con la fine dell'anno, cioè le novità fondamentali in questo momento non ci sono se non l'applicazione, la conferma, della normativa, la conferma della normativa così come la conosciamo. Che queste due norme si possano poi essere rinnovate anche per l'anno prossimo e quindi permettere l'accesso alla pensione è una cosa che dovremo aspettare la legge di bilancio di quest'anno e che si tramutino appunto in normativa a tutti gli effetti. È vero che ci sono state delle dichiarazioni che in qualche modo sembrerebbero anticipare la volontà da parte del governo di andare in questa direzione, però mi sembra una situazione talmente fluida e talmente, diciamo, anche dal punto di vista economico, andamenti del PIL e quant'altro, incerta, che dire ora a metà settembre quello che accadrà da gennaio, insomma, è molto complicato. Mi sembra molto azzardato, ecco, soprattutto. E mentre invece sull'altra questione dell'opzione donna, anche su questo diciamo è una misura che i cui effetti con le modifiche introdotte quest'anno hanno avuto veramente un effetto residuale, e se anche dovesse essere confermata con lo stesso impianto senza modifiche significative, credo che l'effetto sarebbe analogo, insomma non costituirebbe, diciamo, un'alternativa ai canali di accesso della legge Fornero, che ricordo attualmente, diciamo, nella sua norma fondamentale della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia è assolutamente in vigore. Prendiamo la prima chiamata. Pronto, buonasera. Sì, buonasera a tutti voi. Buonasera, prego. Senta, io ho una domanda forse banale, forse da dilettante, non lo so come definirla. No, io mi stavo domandando una cosa sulle pensioni, perché vabbè, a me c'è ancora tempo da andarci, però ho capito che ci sono i fondi aperti dove tu puoi versare una quota, scegliere il comparto, obbligazionario, azionario, eccetera, poi quando andrai in pensione ti arriverà questa pensione che in pratica è complementare rispetto a quella, sì, dell'INPS. Ecco, io però non ho capito una cosa.
faccio le cose molto semplici per essere rapido. Facciamo finta che ogni mese verso 100 euro, no? Sì. E vado tutto sull'azionario, giusto per semplificare, eh? E quindi prendo 100 quote dell'azionario, ok? È un fondo azionario aperto. Facciamo finta che adesso il valore azionario sia 100, sempre per fare esempio. Ogni mese questo fondo scende di valore, 97, 95, 94. Il giorno in cui entro in pensione, facciamo finta che arriva a 50, quando io comincio ad avversare da 100. Certo. Domanda, quando io dovrò ricevere la pensione, lasciamo stare quella dell'Ips, ma dal fondo pensione aperto, per il quale ho fatto questi versamenti, risentirà del valore della quota? Come funziona? Perché io non capisco, quindi mi trovo metà pensione. Non so se sono stato chiaro nella domanda. Certo, l'esempio del fondo azionario che è sicuramente quello più a rischio, perché così come può salire può bruscamente cadere. Comunque rispondiamo. Beh, ho fatto l'esempio, grazie. Grazie. Cosa possiamo rispondere? Perché naturalmente un fondo unicamente azionario è una cosa a grandissimo, certo, ad alto rischio. Beh, intanto mi colpisce che è già un paio di volte che durante queste trasmissioni arrivano telefonate sui fondi di questo tenore che chiedano dei fondi, e quindi sembrerebbe, diciamo, un po' così, le interpreto come un segnale di un'attenzione che negli anni passati e in generale nel nostro paese c'è sempre stata molto poco nei confronti della previdenza complementare, che ricordo è, diciamo, il secondo pilastro di quella che è la previdenza obbligatoria. Allora, il nostro telespettatore appunto distingueva fra fondi aperti e fondi chiusi. Allora, i fondi aperti sono quei fondi che sono gestiti da banche, assicurazioni, certo, istituti di credito, i quali, diciamo, si muovono in una logica di mercato e quindi in una logica che per garantire, diciamo, determinati rendimenti propongano ovviamente prevalentemente un mercato azionario, diciamo, con la speranza, l'ipotesi più o meno attendibile, che dopo un tot di anni di costanza diversamente questo si traduca in una quota di pensione, certo, diciamo, complementare. Allora, questo settore della previdenza complementare è praticamente un settore nel quale ovviamente il lavoratore si deve assumere anche il rischio dell'investimento, certo, né più né meno come versare, che ne so, in un fondo, ecco. Ricordo che però c'è una legge sulla previdenza complementare che invece prevede i fondi chiusi, cioè quelli che sono legati a, diciamo, un comparto specifico, e lì devono seguire delle regole, e lì sono dei fondi controllati dalla Consob che devono prevedere, diciamo, innanzitutto quello che è il rendimento minimo che oggi garantisce il TFR, e poi, diciamo, devono garantire un equilibrio fra obbligazionario e azionario, proprio al fine di poi garantire al pensionato, una volta che accede con la previdenza obbligatoria, ad avere una quota significativa di previdenza integrativa. Certo. Che ricordo, siccome ormai ci avviamo verso una platea di futuri pensionati, quasi tutti nel sistema contributivo, o comunque in cui il sistema contributivo ha la quota di pensione prevalente, è chiaro che questo discorso della previdenza complementare diventa sempre più fondamentale, certo, perché la quota contributiva, proprio per definizione, da quando è stata istituita, non ha come obiettivo di garantire lo stesso tasso di sostituzione che avevamo con il sistema retributivo. Quindi, insomma, è un ragionamento che vale la pena, diciamo. Ecco, per i fondi aperti invece queste garanzie non ci possono essere. No, non possono esserci, proprio per la loro stessa, per la loro stessa natura. Poi è chiaro che un fondo aperto non ha nessun interesse, diciamo, a, fra virgolette, non garantire quegli interessi lì, perché perde quote di mercato, perde anche, certo, attrattività. Però lì, diciamo, il tasso di rischio che si assume un lavoratore è molto più alto di quello che comunque si deve assumere, perché anche nei fondi complementari, a seconda del filone che uno decide di adottare, lo dico anche per esperienza particolare, in certi casi ci si guadagna, in certi casi magari ci sono dei momenti si perde. Quindi bisogna poi, insomma, averci anche la cultura di monitorare questo tipo di andamenti e agire di conseguenza. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Pierluigi e chiamo da Como. Buonasera, signor Felice. Io chiamo per mia moglie. Sì. Mia moglie
ha un part-time verticale. Sì. Allora, prima noi gli riconoscimo nei contributi, poi con la mi sembra causa che ha fatto proprio la CCL, ci sono stati riconosciuti i contributi anche per i non lavorativi. Adesso la mia domanda è questa. L'INPS ci ha mandato il certificativo e lei ha 33 anni e mezzo. Però ci hanno detto che non è detto che ogni anno, che lei lavora 6 mesi, che gli vada giù un anno. Perché ci hanno detto che c'è una quota minima, sì, di retribuzione lorda. Qual è questa quota? C'è una quota minima, va bene, rispondiamo. Grazie, buona serata. Allora, qui è il caso di chi ha un lavoro part-time. Sì, allora il part-time verticale è quel part-time in cui in cui c'è la continuità del rapporto lavorativo durante l'anno, ma ad esempio, per semplificare, uno lavora 6 mesi, no? E gli altri 6 mesi resta a casa. A casa. La normativa per ora prevedeva che uno aveva i contributi accreditati solo sui 6 mesi, quindi solo sulle 26 settimane. Quello che faceva riferimento il telespettatore è il cambiamento che è stato poi anche recepito dall'INPS, per cui l'INPS spalma le settimane lavorate durante l'anno anche nei periodi non lavorati, però hanno una determinata condizione, cioè va a prendere la retribuzione percepita nei 6 mesi effettivi, e se quella retribuzione eccede il minimale settimanale, una persona può avere accreditato oltre le 26 settimane, 39, 43, qualche settimana 52, in più. Delle settimane in più, però sono legate a un minimale retributivo. Ora il telespettatore diceva qual è questo minimale, ora sinceramente a memoria non me lo ricordo, il riferimento l'articolo 6 della 638, una legge dell'83, ci sono le tabelle, se si digita su qualsiasi portale retribuzione minima settimanale si esce trova. Fuori, mi sembra che quest'anno un lavoratore per avere l'anno intero accreditato deve avere una retribuzione minima di 14.000-15.000 euro, ora potrei essere preciso alla lira, si tratta di andare a consultare una tabella, ecco. Comunque il concetto è questo, per cui dato 15.000 la retribuzione, quindi se uno minima, in quei 6 mesi guadagna più di una certa cifra, allora il problema era che se uno guadagnava 20.000 euro con il part-time verticale aveva soltanto 26 settimane accreditate, con 20.000 euro ora può avere anche l'anno intero ai fini del diritto, ma se invece di 20.000 ne faceva 12.000-11.000 non riusciva ad arrivare alle 52 settimane globali. Ma questa è una norma che, ripeto, c'è dal 1983, quindi non è che è una novità, è l'applicazione di un principio ormai consolidato nella. Quindi anche la cifra sistema esatta è facilmente reperibile, Sì, ci sono tabelle, se si va sul sito dell'INPS e si digita retribuzione minima settimanale, ci sono tutte le tabelle. Altra chiamata, pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Mario da Milano. Sì. Volevo chiedere una cosa su un dato INPS che è uscito in questi giorni, cioè l'anno scorso pur lavorando sotto la soglia di povertà c'erano 4 milioni di persone, sì. Adesso è uscito sempre una cosa dell'INPS che dice sotto la soglia di povertà lavoratori che lavorano in questo momento sono meno di 200.000. Ma queste cose da dove escono, che si passa da un anno 4 milioni ad adesso a 200.000? Cos'è? Non tengono conto di gente che non fa magari una settimana all'anno? Sono diventati ricchi, oppure che cos'è che fa questa soglia di povertà da 4 milioni dell'anno scorso a 200.000 di quest'anno? Vi saluto. Se grazie, mi potete... grazie. Io penso che questo sia poi un frutto delle statistiche, bisogna vedere anche cosa comprendono, cosa non comprendono e via dicendo. Sì, bisognerebbe vedere la fonte di questo dato, a che cosa si riferiva esattamente. Io ora non so dare una risposta esauriente a quello che chiedeva il telespettatore. Posso dire che come soglia di povertà solitamente si intende quello che è l'importo minimo dell'assegno sociale annuo, che sono circa 4.500-4.000
5.000 euro, ora non mi ricordo esattamente. Quindi essere sotto o sopra questo livello. Sì, oppure anche quello che viene ora ipotizzato dal nuovo reddito di inclusione, quello che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, si parla di un ISE al di sotto dei 6.000 euro, quindi vuol dire che se un ISE è al di sotto dei 6.000 euro c'è un reddito ancora inferiore. Ecco. Poi il perché ci siano queste oscillazioni bisognerebbe andare a vedere esattamente i calcoli, però ecco, inviterei il telespettatore di assumere come fonte dei dati il sito dell'Istat, che è molto fatto bene, molto analitico, e questi dati attendibili li può sicuramente ritrovare e recuperare da lì. Ecco, perché magari per 4 milioni di persone si intendeva una soglia di un certo tipo, 200.000 siamo in un altro ambito. Certo, certo. Va bene, tra poco ancora insieme a Luca Chiarè ci fermiamo alcuni istanti, c'è una breve fascia di pubblicità. Eccoci ancora in vostra compagnia, seconda parte della nostra trasmissione. Siamo in compagnia di Luca Chiarè, patronato Inca CGL di Milano. Ci ha scritto un nostro telespettatore, il signor Flavio, 66 anni, che dice: io l'anno prossimo vorrei andare in pensione. Voglio sapere se intanto l'età di 67 anni è confermata o ci possono essere modifiche, e poi vorrei chiedere anche se a 67 anni si va in pensione indipendentemente dai contributi versati. Quindi due domande, la prima è se per il momento sono confermati i 67 anni. Allora sì, sui 67 anni questo diciamo ormai lo possiamo dare per acquisito, scontato, anche perché diciamo l'aspettativa di vita ha confermato per questo biennio 2023-2024 il mantenimento dell'età dei 67, mentre invece sulla seconda domanda la risposta è assolutamente no, cioè per poter andare in pensione, se l'interessato nel sistema diciamo retributivo misto deve avere almeno 20 anni di contributi minimo globalmente in tutta la sua vita lavorativa. Se invece lui fosse nel sistema contributivo, cioè avesse iniziato a lavorare dopo l'1/1/96, allora in teoria basterebbero 5 anni di contributi, ma l'importo della pensione dovrebbe raggiungere un livello minimo di retribuzione di importo pensionistico per poter essere liquidato, e quindi sicuramente 5 anni, a meno che uno non percepiva delle retribuzioni cioè sul massimale del contributivo, ben difficilmente potrebbe maturarlo. Quindi diciamo, per semplificare, direi che 20 anni di contributi è comunque il requisito minimo per accedere alla pensione. 20 anni dunque per andare in pensione con l'età, cioè con 67 anni. Abbiamo un altro telespettatore invece che ci chiede un'altra cosa, cioè lui vuole sapere se la famosa pensione anticipata 42 anni e 10 mesi diciamo questo massimale, dice lui, resterà anche per i prossimi due anni? Allora il requisito dei 42 anni e 10 mesi, sì. Allora il requisito dei 42 anni e 10 mesi per dispositivo di legge finanziario, non mi ricordo se era del 2018 o del 2019, è bloccato fino al 31 dicembre del 2026. Quindi fino al 31 dicembre del 2026 il requisito è 42 anni e 10 mesi. Il problema che si pone dal gennaio del 2027, al quale in questo momento non ho una risposta, è come ripartirà l'aspettativa di vita su questa prestazione. Ovvero, se andrà a prendere l'aspettativa di vita che c'è stata dal 2018 ad oggi e verrà applicata, diciamo, tutta insieme sul requisito dei 42 anni e 10 mesi, non dovrebbe cambiare molto, perché poi comunque per effetto del Covid in questi anni l'aspettativa di vita non si è innalzata molto, esatto. Quindi potremmo arrivare a 43 anni, ecco, 43 anni un mese dopo. Oppure resta così e diciamo assorbirà l'aspettativa di vita a partire dall'1/1/2027 in poi. Allora in questo momento come sarà diciamo il meccanismo non è ancora però fino chiarito. Alla fine del 2026 però, sicuramente tutti quelli che matureranno il diritto entro il 31 dicembre del 2026 con i 42 anni e 10 mesi potranno andare tranquillamente in pensione. Altra telefonata, pronto, buonasera. Pronto? Buonasera. 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 Niente, un piccolo, io ho una moglie che piglia 428 euro di pensione al mese per i contributi che ha versato. E tutti gli anni
l'INPS vuole il RED, cioè non capisco quale motivo, non paga l'IRPEF né a conto né saldo perché non supera il reddito annuale e continua a chiedere il RED della moglie, se ha azioni, se ha CCT, se ha BOT, cioè non lo capisco. Quindi vuol sapere... Una volta mi sono dimenticato di farlo, mi ha mandato una carta che se non la facevo mi elevavano la pensione della moglie. Ah. Non ho capito. Cioè lei vuol sapere perché c'è questa annuale perché, richiesta? No, vuole sapere, a parte che io sono incazzato nero, vorrei sapere anche quella persona che ha messo questo RED. Certo. Va bene, le rispondiamo. E vorrei anche andare a parlare di persona, perché scusa, una donna di 82 anni che piglia 428. Io posso essere anche miliardario, loro mi devono dare la pensione per i contributi versati, basta, stop, chiuso. Certo. Non è che mi dà la pensione e ti do la pensione bassa perché tu sei miliardario, no? Mi dà la pensione in base ai contributi. Va bene. Volevo sapere se c'era, se è possibile anche non fare il RED e buonanotte a sé, se succede qualcosa. Sì, infatti, grazie. Cosa possiamo rispondere? Sì, allora. Questa richiesta annuale da parte dell'INPS. Conosco bene. Allora, la questione è questa qua. C'è il principio generale che una volta che uno ha maturato il requisito per andare a cedere la pensione, l'INPS liquida sulla base dei contributi versati, su questo non ci piove. Okay? La questione è che quando siamo in presenza di anzianità contributive basse, ora io non so questa signora qual è stata la sua carriera lavorativa, però mettiamo che sia andata in pensione soltanto con 15 anni, 20 anni di contributi, magari con integrazione con i versamenti volontari, è molto probabile che questo importo pensionistico non arrivi a quello che è il trattamento minimo previsto dalla norma. Certo. Oggi il trattamento minimo, mi sembra nel 2023, sono 515 euro. Quindi che cosa avviene? Io mi viene liquidata la pensione, la mia pensione a calcolo sono 250 euro, l'INPS per legge applica l'integrazione a 515. Se l'INPS facesse veramente quello che ha detto prima il nostro telespettatore, probabilmente la pensione reale di questa persona sarebbe ancora inferiore a 428 euro, sarebbero, non so, magari meno. È un dato che si può ricavare, certo, dall'INPS, non è che sia un dato nascosto. Si vede. Mentre invece... Quindi, allora, le pensioni integrate al trattamento minimo e tutta una serie di altre prestazioni pensionistiche sono legate però anche ai redditi. Cioè, ci sono norme che questa a cui fa riferimento il telespettatore dell'integrazione al trattamento minimo è una norma che c'è dal 1983, che prevede che l'integrazione al trattamento minimo venga data non solo in base ai redditi dell'interessato, ma anche ai redditi del coniuge. L'INPS non chiede i redditi dal coniuge perché ce li ha già essendo pensionato. Chiede alla pensionata se ci sono altri redditi oltre quelli erogati dall'INPS. Perché lo chiede? Lo chiede perché se questa signora facesse regolarmente il 730, i dati li andrebbe ad acquisire direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Siccome mi sembra di aver capito che la signora evidentemente non fa alcun tipo di dichiarazione, l'INPS lo chiede, vuole sapere gli altri redditi oltre la pensione. Per questo ci si deve rivolgere a un CAF e fare questo tipo di dichiarazione. Certo, si può anche non farlo, eh? Cioè un pensionato può decidere io non rispondo. Cosa succede? Non è che gli tolgano la pensione, tolgono l'integrazione al trattamento minimo su quella pensione lì. Quindi io consiglierei di farla questa dichiarazione, che non è una cosa così complicata. Certo, anche se è un po' una seccatura, però conviene farla piuttosto che perdere dei soldi. Altra chiamata, pronto, buonasera. Buonasera, mi chiamo Saverio, sono una persona disabile. Sì. E purtroppo a me è stato bloccato il pagamento della pensione di invalidità civile dal mese di gennaio 2023. Sì. In quanto percepisco una pensione di lavoro di 1.100 euro, sì, è stato portato per l'aumento da gennaio a 1.150, da 1.100 a 1.150, quindi una maggiorazione di 50 euro per il costo della vita e per l'inflazione, e questo governo che io ho votato mi ha tolto la pensione di invalidità civile per i limiti reddituali. Certo. Ora, dico io, prima di tutto doveva essere un beneficio
Invece questo per me è stato un danno. E la domanda è questa: che cosa posso fare? Perché a sentire le associazioni, che dovrebbero essere i primi a tutelarci, e anche qualche avvocato, mi dicono che contro i limiti reddituali, come dicevo prima, per le norme, quindi in questo caso, nel mio caso, ci sono delle norme sia per quanto riguarda il reddito e sia per quanto riguarda anche, diciamo così, gli aspetti sanitari. Certo. Quindi gli aspetti sanitari ci sono tutti, ma purtroppo quest'anno, il 2023, hanno messo il limite di 17.920 e quindi hanno percepito 18.100 nel 2023. Supero la soglia e questa è una fregatura. Grazie, grazie. Siamo in conclusione. Le faccio rispondere velocemente Luca Chiarei. Sì, purtroppo oggi stiamo parlando di limiti reddituali e anche questa qui è una norma che c'è, diciamo, da quando è stata istituita l'invalidità civile. E l'invalidità civile viene, diciamo, erogata, è possibile cumularla con altri redditi, compreso quelli della pensione, se ci si colloca al di sotto di un determinato, di una determinata soglia. È vero, non c'è la gradualità, basta superare quella soglia di un euro. E automaticamente si perde il diritto alla prestazione. È una battaglia da un punto di vista legale molto 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 complicata, perché qui bisognerebbe proprio che cambiasse la norma, cambiassero questi limiti, e fino ad ora un contenzioso su questo punto qui ha sempre avuto un esito negativo. Va bene, io ringrazio tanto Luca Chiarei che è stato con noi questa sera, patronato Inca CGL di Milano. Grazie Luca. Grazie a voi. Ricordo adesso Anteprima Nova Stadio con Paolo Pirovano e noi torniamo domani sempre alle 18. Buon proseguimento, buona serata a tutti.